Konnichiwa, benvenuti a tutti nel mio canale, sono come sempre GiappoGamer. Spero che mi sentiate bene perché ho cambiato le cuffie, sono passato a queste cuffie un po' più grandi, diciamo, un bel po' più grandi rispetto alle cuffiette quelle bianche dell'iPhone che mi si stanno spaccando per l'occasione, va bene, ma comunque insomma, queste sono cuffie che si comprano, costano, ho pagato 20 euro all'Euronics, tanto per non citare, tanto per non fare pubblicità. Comunque, allora, eccoci, se... seguite la mia pagina di Facebook, sapete che state guardando appunto Little Nightmares, nuovo DLC che è uscito praticamente ieri 10 novembre. Oggi ovviamente abbiamo 11, quindi ho avuto, diciamo, ho avuto il messaggio da parte scusate, della Bandai Namco, che è il producer di Little Nightmares, per cui ho detto vabbè, dai, è arrivato il nuovo DLC, lo porto subito sul canale in live. Perché durerà circa forse un'oretta, un'oretta e mezza. Io non ho spoilerato nulla, niente di tutto ciò. E su questo nuovo DLC del fuggitivo, che è questo ragazzino che non so se abbia 6 anni o più anni rispetto a Six, che era il personaggio principale della storia principale di Little Nightmares. E quindi il nuovo capitolo fondamentalmente che si chiama Il Nascondiglio del fuggitivo, tra altre cose. Quindi io non ho esplorato, vi ripeto, nulla, non ho letto niente di niente, ho solamente letto la mail che mi è arrivata da parte della Bandai Namco, ripeto, dove mi segnalavano appunto l'uscita di questo nuovo DLC. Io tra l'altro sono VIP per quanto riguarda la Bandai Namco, quindi mi arrivano comunque mail, diciamo, appena escono i prodotti di Bandai Namco, che è un producer giapponese, ovviamente. Che secondo me, per quanto riguarda questo Little Nightmares, hanno visto veramente molto lungo. Perché questo Little Nightmares poteva essere un gioco indie, tranquillamente. Comunque, Tierce Studios è una software house svedese, insomma, piccola, molto piccola, che ha prodotto questo Little Nightmares, che per me è un piccolo gioiellino, insomma, videoludico. Che se vi piace il mistero e cose di questo genere, comunque, ve lo consiglio tranquillamente. Ebbene, insomma, comunque sono arrivati a questo secondo DLC. Il terzo dovrebbe uscire a gennaio, credo del prossimo anno, ovviamente. Va bene, andiamoci a vivere questo secondo DLC di Little Nightmares. Mio consiglio, guardatevi questi episodi sia di Little Nightmares. Oggi, comunque, appunto, questa sarà la prima parte del DLC. Che non so dove arriverò, se ero a metà, all'inizio, non so dove arriverò perché non so nulla di questo DLC. Lo rivedo per l'ennesima volta. E quindi, sia questo Little Nightmares che ad esempio Yomawari, Mita Shadow, che sta avendo un ottimo successo, insomma, di like nel mio canale. E guardatevi voi che potete, perché io qua sto nella mia camera con la luce accesa. Guardate voi che potete, ripeto, al buio, con le cuffiette. E trovate una posizione carina e guardatevelo, godetevelo così, perché insomma veramente merita questi piccoli incubi targati Bandai Namco e Tierce Studios. E abbiamo poi di andarci a vivere questo secondo capitolo, questo secondo DLC, sì, insomma secondo capitolo di DLC, e vediamo un po' Little Nightmares. Veramente un piccolo bijou, veramente un piccolo capolavoro videoludico. Allora, quindi sono 20, io già l'ho finito Little Nightmares, l'ho finito in 12 episodi, poi ho portato il DLC, questo qui, diciamo un bello zoom, le profondità, il primo DLC uscito di Little Nightmares, comunque l'estate, agosto, fine luglio, adesso non mi ricordo sinceramente. E io l'ho portato un po' più. L'ho portato qualche tempo dopo. Ed eccoci qua. Nuovo DLC. L'expansion pass l'ho già comprato. Il nascondiglio. Vediamo un po' se me lo fanno. Dovrebbero farmelo. Ah, ecco, bene, lo devo scaricare. Ottimo, ottimo. Ok, bene così. Gli do pure un voto, bene. Ok, bene così. I progressi del capitolo attuale verranno azzerati. Vuoi procedere? Per forza, sì. Procediamo.
Ed eccoci qua in questa serata di sabato sera con nuovo DLC Little Nightmares. Non so quanto sarà spaventoso, sinceramente io già sto vivendo dei micro infarti con Yomawari in qualche modo, insomma, con questi spiriti giapponesi. Questo pure, ovviamente, essendo pubblicato dalla Bandai Namco, ha un qualcosa di Giappone, ha qualche rimando al Giappone. Con Six ho utilizzato nell'ultimo episodio la maschera rossa di una sorta, come dire, di personaggio mitologico giapponese. Che caspita sta succedendo? Già inquietante qua, eh. Ma che caspita è? Ah, è il fuggitivo, eccola, eccola. Oddio, oddio. Eccala. Porca la miseria, si è salvato per un pe... Porca miseria, che botto. Porca la miseria, che botto. Oh, ecco i nomini, cioè nomino, sì, nomini, ecco, oh, ok. Più di uno. Nomini, dove andate? Dove state andando? Ok, ed eccoci, non so dove, in questo resort chiamato Le Fauci, non so dove, caspita, boh, in un magazzino, saprei dove stiamo. Credi un magazzino, boh. Vabbè, ok, muoviamoci di qua. Cioè non si vede. Si vede pochissimo, cazzarola. Ecco il nomino. Ma la torcia? La cara vecchia torcia no, eh? Porca la miseria, che nebbione. Ma che do caspia stiamo qua? Allora, quick salto. Oh, ecco la torcia. Oh, cotondo, bene. Ok, oh, eccola un nomino. Ti fai prendere. Col Kaiser che ti fai prendere, bastardo. Vediamo un attimo, fattimo vedere. Che è sto rumore? Porca puttana, hai fatto prendere uno spavento. Eccole, eccole. Dai, venite, venite. Vieni qua, dove te ne vai? Fuggi là, eh. Eccole un altro. Dai, fatti prendere, vieni qua. Ti sei incastrato, eh. Ti sei incastrato. Oh, vai che l'hai tirato fuori, si è stappato. Fatti prendere. Ok, siamo amici? Oddio, ci segue, oddio. Che spettacolo, siamo amici, oddio. Chiedi Bruno X per lanciare un oggetto raccolto. Vabbè. Oh, una bella musichetta di sottofondo. Ci sono barattoli, però vedo barattoli. Vai, nomino, seguimi, dai, ci sei? Sì, ci sei, bravo così. Non è che si può salvare qua, no, eh? Ok, dobbiamo aprire questa porta qua. Qua c'è un tavolino. Non...
Che tocca afferrare, vediamo un po'. Ti è premuto X per lanciare un oggetto raccolto. Che devo te... Oddio, non è che devo tirare... Ok, dai, su, fatti prendere... Che? Non è che devo tirare il nomino, no? Fatti prendere, vediamo un po'. Vai là! Grandissimo! Mamma mia, che roba! Ok. Molla, smolla. Bravo, vieni giù, bravo. Oddio, che disegno inquietante è là, oddio. La porta chiudiamo? Ma sì, chiudiamola, va. No, si riapre. No, chiuditi. Si riapre, vabbè, sti cavoli. Ok, saliamo qua. Ah, no, forse ci devo buttare il nomino. Vediamo un po', va. Nomino, vieni qua. Nomino. Fatti prendere. No, non gliela fa. Nomino, vieni qua. Dai, fatti prendere. E... Dai, su, arrivaci. Allora, vediamo un po', va. No. Dai, fatti prendere. Perché se tanto mi dà tanto, tanto dove passa? Ok, no, non passa da nessuna parte. Ok, dai, vieni qua, dai. Dai, che ti devo lanciare. Vieni qua, fatti prendere. Bravo. Ok. Perfetto così. Fatti prendere. Vai là. No, eh. Fatti prendere. Vai là, grandissimo. Ok, bene, vai, gliela fai. Grandissimo, è passato. Bene, in salvataggio. Ok, primo, diciamo, trabocchetto saltato. Bene. Salvato, ha salvato. Altri disegni inquietanti. Altri disegni, insomma, non dico graffiti, però. E vediamo un po'. Che caspita fare. Ti smollo un attimo, vai. Dove caspita bisogna passare? Qua. Vediamo un po', analizziamo un po' il tutto qua. Allora, qua c'è un cassetto aperto. Probabilmente è lassù, però come caso facevo porto il nomino? No, vediamo un po', forse dobbiamo spostare questa qui? Vai, aiutami, aiutami. Bravo. Basta, ok. Passiamo qua dentro. Ok, bene così. Ok, altri disegni inquietanti. Ok, c'è un omino imprigionato, eccolo là. Ma se tanto mi dà tanto, vorrei ci fosse il guardiano da ste parti.
Non vorrei, che ci fosse il guardiano da queste parti qua. Che magari sbuca all'improvviso, però se tanto e tanto abbiamo... Cioè, devo salvare quello là. Ok, là, di là ci sono le scale, ok, bene. Ce la fa? Ce la fai? Vai così, spingi. Dai, spingi. Oh, issa. Ne la fai, eh? Ah, ti devo lanciare? Forse lo devo lanciare. Vieni qua. No, vieni qua. No, non lì. No. No. Dai, fatti prendere. Bravo, vieni qui. Ok, vediamo un po', cerchiamo. No, forse ognuno la fa. Vediamo un po'. Un altro trabocchetto, vediamo un po'. Ah, forse devo lanciarlo lì e lo apre lui. Troppo corto. Fatti prendere. Fatti prendere. No. No, niente la fa, vediamo un po'. Bah, grandissimo. Dai che ce l'ha fatta, vai che ce l'hai fatta. Ah, ok, dai, dai che ce la fai, dai, butta giù. Ce la fai? Non ce la fai? No, non mi dico non ce la fai, come caspita faccio a salire? Qua c'è una pala. Dai, spinginomi, dai. Qua c'è del carbone. Ok, questo è carbone. Che c'è qua? No, vediamo un po'. No, si richiude. Vediamo un po', vediamo un po'. Qua c'è la pala. Ci sono delle scatole. Vai, prendi. No, non lanciare così, dai. Ok, vediamo un po'. Allora, vediamo un po'. Di là posso salire. Mamma mia.
apriti. Ok, bene così, vai nomino. Che c'è? Ah, ok, devono essere due. Beh, fatti abbracciare, vieni qua. Ok, vai che abbiamo un altro amico. Vai su pure tu. Bra... No, dai! Ah, ecco, oggi è volato. Grandissimi, grandissimi, tutti e due, bene, scendete giù. Aiutiamo quest'altro amico. Vai così. Ok, grande. Fatti abbracciare. Ok, bene così, adesso siamo amici. Bene, quindi dovrei avere tre nomini che mi dovrebbero seguire. Ok, chiudiamo, va. Allora, ok, quindi abbiamo tre nomini. Voglio il terzo, due sicuri. Il terzo dov'è? No, ma che, sei entrato lì? No, non c'è nessuno. Vabbè, lasciamo così. Allora, vediamo un po'. Tocca spostare in qualche cosa, mi sa. Ah, ok, li devo lanciare. Vediamo un po' qua. No, non si apre. Sì, ti lancio. Ok. Fatti prendere. No, scusa. T'ho lanciato corto. Fatti prendere, aspetta un attimo. No. Vediamo un po' così. Ok, lanciato corto. Vieni, vieni, vieni qua. Oh, cazzarola, momenti. Vai, fatti prendere. Allora, un po' più dritto. Vediamo un po', diciamo, da qua. No. Sparato corto. Vai, ti lancio pure a te. Vi lancio tutte e due, dai. Facciamo a gara. A chiaria più in alto, vai. È per forza di cose, mi sa. No, sparato corto. Ah, cavolo. No, sparato di qua. Cazzarola liscia, vediamo un po'. Come caspita fare? Vediamo un po'. Ok. Vai così, no, niente. No, cavolo. Dai, arrivateci, cavolo. Allora, vediamo un po'. Noi bisogna aprire qualcos'altro, no? Sì, ho capito. Ok. No, scende giù. Cavolo.
Vediamo un po'. Vieni tu con me. Allora, diciamo da qua. No. Vai là, cavolo. Ma no, non gliela fanno. No, ci sarà sicuramente un modo, eh. Vieni tu pure tu. Sì, zompiamo tutti insieme. Porca la miseria. Arrivaci, cavolo. Niente, eh. Però se io ti butto qua su. No, è andato là. Vai, vieni qua. Dai, seguitemi su, gliela fate? No, eh? Richiudete? Bisogna richiudere? Vai, buttati là. Ah, lisciato. Vai, richiudiamo, va. No, non si richiude bene. Vabbè, lasciamoli così aperto. E vediamo un po' l'ora da fare, dai. Vai, seguimi così come un trenino, dai. Fate un bel trenino. Allora. Forse da qua proprio. Vai là, no, quasi. Che poi è una maniglia, come caspita. Vai, no. Liscio, maledizione. No. Dai, su, un po' più lungo. Vai, no! Cazzarola! Allora, questo qua sta al buio. Vieni tu, va. Fatti afferrare. Niente, liscio. Forse da qua. No. Cazzarola. No.
Allora, fatti afferrare. Ok, va bene così. No, dai, ti prego. Ma siamo sicuri di qua, eh? Noi bisogna tornare indietro, no? No, perché ci sta. C'è un passaggio lassù. No. No, di là decisamente no. Ok, bene. Vediamo un po', forse. Sì, là, ho capito. Aspetta un attimo. No, 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 no. Fatti afferrare, vieni qua. E va lassù. Bene. No, non scendere giù. Aspetta un attimo. Oddio, dove caspita ho lanciato? Ma il terzo dove caspita è finito? No, niente. Si è autotrasportato di qua. Allora, proviamo ad andare in diagonale. Provo ad andare in diagonale. Niente. Dai, su, coraggio, fatemi prendere. Dai, su. No, non là. Ok, dai, arrivaci, nomino, su, coraggio. E là, buonasera. Dalla... Bel nick, complimenti, eh. Dai. Fatti prendere. Allora. Perché? Fammi ragionare. Allora, se lo butto là sopra, cade giù. Ovviamente indica la porta. Però corre. Come caspita fare? Perché non. Dai, arrivaci però, cazzarola, su. Vieni qua, fatti prendere. Ma a parte che il terzo dove caspi è andato? C'ho il terzo nomino a che parte? Vieni qua, fatti prendere. Per me la cipolla. La cipolla? Che cipolla? Dai, fatti prendere. Ok, la cipolla. Andrea Natella, grande Andrea, buonasera amico mio. Dici la cipolla, che cipolla? Ah, lì in mezzo, l'occhio, non la cipolla. Ok, l'occhio e non la maniglia? Beh, infatti... Sì, indicano, sì. Vabbè,
Vai, fatevi prendere, va. Vieni qua, vieni tu. Utilizzo te. Dai, vieni qua. No, nulla. Che caspita fai? L'occhio, via un po'. Sì, non gliela fanno. Spara, spara corto, non so. Oh, bisogna prendere in corsa. Dai, fatevi prendere in corsa. Dai, vieni, fate il trenino. Bravi, nomini. Ok, forse con la rincorsa, va. Vai, facciamo il trenino. Bravi, trenino dell'amore, bravi. Ok. No, troppo corto. Vieni qua, dove cazzo. Ok, ma se l'ha preso al volo. No, vai, vieni tu, uno a caso. Dai, toglietevi, toglietevi. No, sparato corto. Vieni tu, dai. Sì, ho capito l'occhio. No, dai, su. Secondo me non devi lanciarlo. Però indicano. Che caspita posso fare? Aspettate, va, abbiamo pure il carbone. Vediamo un po', va. Magari lancio questo. Grande a Giuseppe Simone, buonasera, ben arrivato. Oppure ti aiuti con una di quelle valigie. Probabile. Probabile, con una di quelle valigie, vediamo un po'. Allora, di valigie abbiamo una. No, le altre sono. Qua sotto abbiamo scatole. Scatola, scatola, pala di carbone. Ok. Allora. No, però non si trascina sta caspita di scatola. Cioè, ci sale, però non trascina. Togliti su. Toglietevi un attimo dalle scatole. Vai, te ti lancio così. Forse qua c'è il ma. Togli. Vediamo un po'. Su, dai. Te ti lancio un attimo qua. Va là, ok. O se no con questo manico qua. Questo lo prende. Sì, ho capito dove. Ho capito, ragazzi. Vi dovete togliere. Su, vai là. Quella sopra il tavolo. Però quella è una scatola, non è una valigia. Vediamo un attimo. Tu dici, vediamo. Ti seguo, Allora, vai. Uno, due, tre. No, ci sale. No, ci sale solamente. Ci sale solamente. Vediamo un po'. Qualche caspita d'altro qua. Se no ci. Da, a parte che. Ah, si può salire pure là. Là c'è un buco. Ok, adesso ci sono arrivato. Oh, mi pareva, infatti. Allora, ci sarà un trabocchetto. Madonna, i disegni inquietanti qua. Porca la miseriaccia. Boy, guardate, ragazzi, che roba. Cioè, veramente roba inquietante. Televisore. Allora, televisore. Bottiglia. Che la stappiamo, bene, ok. Ok, in salvataggio, bene così. Abbiamo trovato un messaggio. Spacchiamola, sti Kaiser, ok. Qua sotto. Si va laggiù, ok. Bravo, grande suggerimento, grande, grandissimi ragazzi, allora vediamo un po' ad arrivarci tutti avanti insieme, eh. Allora. Riferimento al televisore, il disegno sta qua sulla sinistra, va bene, ok. Qua c'è qualche cazzo di cassetto. Porca la miseria. Però si accende? Tutto buio poi, porca miseria, c'è una mazza. Accendi in posto. Oh, allora, vediamo un po'. Tubatura con disegni. Cassetti. Usa di più la torcia nelle zone buie. Sì, quella su quello sicuro. Porca la miseria, ma qua sotto? No, non va sotto. No, dai. Cioè, questo qua dovrebbe condurre sotto. Sennò come caspita faccio a tornare di là?
Allora, vediamo un po'. Qualche lattina. Ben due televisori con disegni inquietanti. Ci sta pure Six tra le altre cose. E uno che si assomiglia, dovrebbe essere il guardiano. Però c'è un cappello strano, boh. L'occhio inquietante, ok. Qua ci abbiamo. Ah, ovviamente sì. Il carbone serve anche per disegnare. Quindi ecco dove hanno preso. Non è che bisogna premere qualcosa che io non so, eh. Io non ho spoilerato nulla di questo DLC di Little Nightmares. Non ne so veramente un H di questo DLC. Però è bello anche così provarlo in live, eh. Così, insomma, tanto uno. Se sbaglia, sbaglia. Se non sbaglia, meglio. Allora, disegni inquietanti in giro. Carbone a coco. Questo è un altro disegno inquietante. Scendi giù dalla botola. Sì. Ok, bene. Di qua che ci abbiamo? Allora. Ecco intanto un omino che mi segue, sì. Vediamo un po'. Se si è sbloccato qualche cosa, però. Salve ragazzi! Sì, tutto a posto, vediamo un po'. A meno che non è un cassetto di questi qui. Vediamo un po', fatemi tirare. Dai, tira, dai! Che lo sforzo sia con te. Dai, coraggio, tira forte! No, niente, questo. Dai, coraggio. No. Togliti che mi sei un attimo di impiccio. Ok. No, te devi togliere. Oh, fuori dai maroni un attimino. Vai. Vai, tira, tira. No, è arrivato allo stremo, ok. Va bene. Vediamo un po', forse mi ci devo aggrappare io, va? Vediamo un po' di rincorsa. Quello non gliela fa. Allora, vediamo un po'. Dai, seguitemi. No, non mi seguono qua su, però. E se li tiro su, scendono giù. Vediamo un po', magari qua sopra così. Mi ci ammazzo? Mi ci ammazzo. Nell'altra prova a portarteli dove ci sono i pezzi di carbonella nell'altra stanza. Prova a salire sulle cose che ci sono sul tavolo. Ok. Oddio, oddio. Si è buggato, non mi dire che si è buggato, eh. No, ma no, non passa. No, dai. Non mi dite ti sei buggato, maledetto gioco. No, non sei buggato. Ok, meno male. Ma se era buggato, però. Allora, vediamo. Perché pezzi di carbone ce l'abbiamo. Sì, però col carbone che caspita ci devo fare? Là, sì, ok, indicate l'occhio. Però su me non si apre. Non lo so, boh, con l'occhio. Forse si va a colpire l'occhio? Dai, vieni qua. No, è che non ci arrivano, porca la miseriaccia boia. Ma no, questo ha sparato corto. No, questo no. Dai, coraggio, ragazzi. No, che spara corto. No, non ci arrivano in qualche cazzo di modo. Dai, seguitemi, va. Venite qua con me, dai. Su, entrate qua. Vediamo un po' di qua. Che mi sia perso qualche cosa qua. Altri disegni inquietanti. Portali sopra. Ci ho provato a portarli sopra. Vediamo un po', ma. Allora, di qua. Vai, venite, va. Coraggio. Ci siete? Bravi. Vai. Primo tu, dai. Ti butto sopra. Vediamo un po' che caspita succede. Bravo, arrivaci. Ok. Vai, pure tu.
Vai, fuori due, vai. No, non cadere. No, ricadono, porca puttana. Sul muro c'è un disegno, forse sono indicazioni. Sul muro ci sono svariati disegni, però questi non vanno sopra, cazzarola. Vediamo un po'. Vediamo un po', carbone, prova a interpretarli. Caro amico mio. Allora, vediamo un po', vediamo un po'. Perché se li lancio sopra. Fatemi ragionare, ragioniamo tutti insieme. Allora, se li lancio sopra, tornano giù. E qui manca che possano buttare giù l'altra scatola, che poi non so cosa potrei farci, perché passerebbe nemmeno lì, mi sa. Sul tavolo ci sono delle scatole, una sopra l'altra, prova a salirci, arrampica di... Ma sì, oramai proviamole un po' tutte, va. Allora, questa qua ci posso... mi posso arrampicare sopra, ma non cade giù. Ah, qua sopra. Questo che cazzo è? Ma che caspita è questo qua? Ma una bambola! Ok, di più qua non va. Qua, questo qua lo chiudiamo. Ah, forse... non è tipo arrampica sopra qua, no, eh? Allora, a parte che mi ci potrei ammazzare, ma a parte quello non è che... No! Oddio, non si è ammazzato, oddio, meno male, meno male. Casca pure male, però non si è ammazzato. Ci sta sta caspi pala. E la pala non si prende, porco di Giuda. Prendi la bambola e lanciala. Se ci riesco, sì. Vediamo un po'. Se me la fa prendere, me la fa prendere? No, non me la fa prendere. Prova a lanciare la bambola come ha detto Giuseppe. Lo so, ma non mi fa prendere la bambola, ragazzi. Per cui non so per quale caspita di ragione. Non credo sia buggato il gioco, eh. Cioè, anche se prima si è leggermente buggato. Ma che cazzo c'è là sopra? Ah, una pila di giornali, tipo. Che caspita sono? Bel trabocchetto questo, comunque, eh. Non è male, su Little Nightmares. Allora, vediamo un po'. Dai, arrampica di qua. La bambola questa qua non me la fa prendere. No, dai, veramente. No, dentro qua un Kaiser. Prova ad arrampicarti sulle scatole in prospettiva. Allora, qua non mi fa arrampicare. Ok, vabbè. Qua sì. E ci sono tutte queste cose qua che non... Di là c'erano i televisori, però mi sa che non si accendono nemmeno quelli, per cui... Qua poi c'è una pala. No, c'è un... No, di qua sopra niente. No, un modo c'è, sicuro. Qua non me la fa buttare giù di sotto. Queste qua, qua su... Sì, mi fa... mi fa arrampicare, però poi mi sa che mi ci ammazzo. No, e poi non ci arriva, cavolo, porca puttana di una Eva. Veramente fanno sclerare sti giochi. Non so voi, però. E guardate per la buio, con le cuffiette, perché così almeno si crea l'atmosfera giusta. Io non posso, che se no poi manco mi vedreste.
Allora, vediamo un po'. Questa qua, sta cazzo di valigia qua non si può spostare. Dai, fuori dalle palle. Togliti, su. Ecco, oh. Dai. Vai, ti tiro qua su, vediamo un po'. E torna giù. Ok, quello indica là. Grazie che indica là, però. Bisogna arrivarci là in qualche caspita di modo. Sì, sono al buio a vederti. Se no fanno male gli occhi con troppa luce. Ok, no, il buio serve per l'atmosfera. Poi sulla luce in realtà bisognerebbe giocare con la luce accesa perché il buio in realtà fa male agli occhi. Ma comunque, insomma, però si crea l'atmosfera giusta. Poi se uno ha le cuffie è meglio ancora. E stavo dicendo all'inizio dell'episodio. Non solo questo Little Nightmares, ma anche vi consiglio Yomawari, che è un survival horror giapponese incredibile. Allora, quindi sopra la valigia niente. Dai, allora, ragioniamo tutti insieme. Allora, quello sta là, si sta facendo i cazzi suoi. Stai pisciando? Mi sa che sta pisciando, domani. Ha trovato l'angolo giusto per pisciare. Allora, allora, qua con la carbo. No, non credo di farci niente col carbone. Poi lo tira pure male, cioè boh. Allora, vediamo un po' di ritornare là sopra. Ok, no, mi sa che devo buttare qualcosa da sopra qua. Sicuro. Devo buttare giù per la botola qualcosa. Ah no, proprio come passa. Come passa per il buco? Porca puttana. Tubature, disegni inquietanti. Lattine, che cazzo ci faccio con le lattine? Vediamo un po' se permette di arrampicare in qualche modo. Sì, però do caspia va. Poi è tutto al buio, porca miseria, non c'è una ceppa. Vai, vai su. Ce la fai? No, non ce la fa. Vai qua. Così. No, non ce la fa. Allora, a parte che abbiamo trovato qui la bottiglia, no? Vi ricordate? Abbiamo trovato la bottiglia che poi ho spaccato. Ma a parte quello, non credo che qui ci possa servire qualcosa. Ci sono lattine e due televisori che poi tra l'altro non si accendono. Cioè, o meglio, lì ci sarebbe il bottone, ma non credo che. Funziona? No, non funziona un Kaiser di nulla. Vabbè, qua c'è un disegno che è inquietante. Oppure. Scarpa. Qualche altra scatola, magari che si sposta. Che c'è là? Però ho visto. C'è qualcosa? No? Ok, allora. Mi sono perso un omino, non so dove sia andato il terzo. Là.
Niente, non gliela fa. Ok, ecco il terzo trovato. Era il secondo ancora, il terzo non so che fine abbia fatto. Si è dato, vabbè. Ah no, ecco il terzo trovato, grande. Questo cassetto non si apre? Dai, apriti. Dai. No, questo è proprio incastrato più giù, non arriva. Allora, quella scatola no. Vai lassù. E riscende giù. Vai lassù. Vediamo un po' così. Ok, fatti prendere, vieni qua. Mai, no! Ah, cavolo! Dai, vieni qua! No! Sì, dai, vieni qua, coraggio. Fatti prendere, ok, bene così. Niente. Che se io lo lanciassi da qui sopra, forse... Vai, vieni qua. Come sei seduto? No, dai, vieni qua. Dai, su. Niente, questo non ce la fa più. Allora, intanto è già passato un'ora. Vediamo un po', un'ora di gioco, più o meno. Che non sono riuscito a superare questa parte.
di questo secondo DLC di Little Nightmares. Ah, quello ancora è carbone. Vai così, arrampica di là. Aspetta che arrivo. Ma vediamo un po', magari devo entrare io qua dentro? Ma non credo possa in qualche modo cambiare nulla. No, qua arrampicarsi no. No, qua nemmeno, cazzarola. No, qua porca la miseria. Non credo ci possa fare nulla, eh. Allora, vediamo un po' lassù. Ah, vi stanno dando i cavoli vostri, eh? Brai, brai. Allora, vediamo un po'. Di ricapitolare. Allora, qua c'è una porta. Ah, vai ragazzi, ah, ok. Adesso ci sono arrivato. Vai, allora tu vieni qua. Dobbiamo spingere, dobbiamo essere in tre, dai. Vai così, vai. Ok, ho capito. Dove sta il secondo? Eccolo qua. Vieni. Ok, vai, così, vai, spingiamo. Vai, vai, forte. Dov'è il terzo?
Vieni qua. Ok, tre nomini, uno, due e tre, vai. Vai, spingiamo in quattro. Oh, yatta! Vai che ce l'ho fatta, va? Ottimo così, bene. Proseguiamo. Non avevo visto le... Non ci ho fatto caso le manine, mannaggia miseria. Mi sono impantanato. Ok, continuiamo. Magari per un'altra mezz'orettina. Pieno di carbone, ok, qua dobbiamo salire, qua è facile, si sale con queste scale qua. Sì, l'ultima parola famosa. No, ok. Ragazzi, dove siete? Vai, coraggio. Su, che fate, pigri? Vai. Venite su con me, bravi, così. Bravissimi. Vai, coraggio, tutte e tre. Ok, dai. Ok, bene. Qua c'è una fornata. Oh, stai in salvataggio. Bene così, bene così. Io non so in che parte di DLC sono arrivato, sinceramente, ma... Continuo per un altro po'. Ok. Oddio, si è aperta la fornace. Ok, si è aperta la fornace. Bravi, bravi nomini che lavorate. Si è aperta la fornace. Ok, in salvataggio. Bene così. Una cosa positiva. Ok, ma siete bravi sì nomini, oh. Però. Che qua c'è un altro, vieni, 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 non scappare, no! No! Nonnino, sei scappato! Eccoti! Vieni, vieni, vieni! Ok, afferrato, bene, bene. Ma ti lascio andare. C'è un altro incastrato qua. No, 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 no. Vai, vai così, togliamolo. Ok. Vai, fatti abbracciare. Ok, grandissimo. Ok, vai. Quindi devo salire queste scale qua. E le saliamo. E arriviamo di qua. Madonna. Six probabilmente sarebbe morta. Ok, avviamo un po'. Sta in salvataggio, il che è positivo. Qua c'è un generatore. Che non so se devo toccarlo oppure no. Qua passiamo qua sotto. Altra zona buia. Porca la miseria, quanto è buia sta zona. Ci sta pure una. No, cazzarola! No, 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 il guardiano! Tacci tua! Porca puttana, mi ha fatto sbiancare il guardiano. Meno male che ci ho fatto caso, mamma mia. Mo che fai, apri la porta? Ci sei?
No, c'è, perché sennò non si sentirebbe anche questo rumore di sottofondo. Ci sei? Ma non mi dica che ho... Non credo di aver già finito questo DLC, sinceramente. Non so, ci ho messo 1 ora e 10, 1 ora e 11. Ma, vabbè, comunque. Allora, qua c'è un generatore. Sicuramente bisogna... Ah no, c'è anche... Ah, anche qua una mano... Una manovella, eccola là. Poi sì, io sono passato da lì sopra. Ah, ok, tanto salvato, ha salvato, per cui su quello non c'ho problemi. Io non so se il guardiano c'è o non c'è. Da quest'altra parte, sinceramente non lo so. Qua ti puoi arrampicare? Quassù sì. Vediamo un po'. Perché tanto posso solamente andare avanti. La porta qua è ovviamente chiusa. Oddio, potrei aprirla con quella manovella là a sinistra, però come caspita faccio? Allora, vediamo un po' qua, c'è questo qua. Vediamo un po' se si apre in qualche modo. Dai, arrampicati di su. Vai così. Afferra. No, però non si apre. Dai, dai. Molla, va. Ma se sentite questo sottofondo, rumore di sottofondo, significa che il guardiano ci sta di là, eh? Vabbè che tanto dopo un'ora potrei pure crepare, però sinceramente mi roderebbe un po' il sedere. Allora, là ci sono ben due manovelle, questa a sinistra che comunque è irraggiungibile, questa qua. Non saprei proprio come raggiungere quella lì. C'è una scatola lì, però non so se si può spingere. Poi questi, non so se sono bottoni, no, boh. Sono manopole, ma non ci si può fare niente. Qua? No. Non mi dire che bisogna affrontare il guardiano adesso, eh. No, sto cazzo. Eccolo, eccolo. Ecco le maglie del guardiano. Ci sei allora, mortacci tua. Ci sei. Allungati. Ci sei. Tacci sua. Ma non saprei nemmeno come cazzo affrontarlo, sinceramente. Dai. Voi che potete da casa, aiutatemi pure voi in qualche modo, se ne sapete più di me ovviamente. Se tocca affrontarlo guardiano oppure no, non saprei cosa fare sinceramente. Perché tanto andarmene di qua, cioè dovrei andare lì sopra sulla sinistra, ma non ci potrei arrivare, ma manco se il fuggitivo fosse Superman. Qua su tubature. Le manovelle, le due manovelle non... né questa né quella a sinistra si possono in qualche modo toccare. Sì, no, non saprei nemmeno... Ci arriva? No, non ci arriva. No, non ci arriva. Questa di qua a sinistra mi dovrei arrampicare forse su questo generatore qua, che è attivo ovviamente perché le luci sono accese. Forse da qua, devi sta scatola qua. No, non zompa sopra. Ok, si può spostare questa? No, ci si può salire solamente sopra. Maledizione. No, io sinceramente là di là ci dovrebbe essere il guardiano. Non so se affrontarlo oppure no, sinceramente, ma quasi quasi lo affronterei. Tanto poi anche se crepassi.
Magari potrei anche finire questa live qui. Non so dove sono arrivato nel DLC, sinceramente, che, come detto all'inizio, non ho spoilerato nulla, non so nulla, in tutta sincerità. E sono curioso di affrontare anche in parte, però... Ah, grandissimo, ce l'ha fatta! Oddio che culo, oddio che culo. Oddio che culo. Oddio, oddio, allora, ok, quindi non c'è più corrente, perché quello era un generatore di corrente, bene. Tocca andare di qua. Ok. Vediamo un po'. Questa si può prendere, sì. Oddio, dove caspita la butto? Di qua. Ok, la boss fight mi sa? Così con questo? Ma no, potrebbe pure essere una boss fight, eh? Ovviamente le boss fight sono molto particolari. Little Nightmares, passa qua. Ok, smolla. No, prendi, va, che magari se quello arriva con le lunghe mani ci frega l'unica cosa che magari possiamo combatterlo. Allora. Ok, quindi uno è acceso e uno no. Ok, beh, sta cosa è già interessante. Tanto se questo non funziona, vediamo un po' se lo buttassi là dentro. Ok, entrerebbe. Ma c'è qualche pulsante qua? Ma fatemi fare sta prova, però non saprei. E ok, e poi? Come si fa a prendere giù? O su? Allora, per fortuna non si spacca, non si rompe, per cui. No, prendila, buttala giù. Allora, secondo me dobbiamo affrontare il guardiano così. Va bene, io volevo arrivare a un'ora e mezza, un'ora e 18, affrontiamo un guardiano, se c'è da affrontare il guardiano, io mi sto cagando sotto, ve lo dico. Vediamo, non so se sia la boss fight questa, sinceramente non saprei. Sì, se magari non becchi il carbone. Ti sento. E ovviamente ci ha beccato il guardiano, eccolo qua. Adesso vediamo un po'. Salvando sta salvando. E ok. Fin qua è positiva come cosa. Però non so se sta caricando. Infatti sta caricando. Oh, ok. Ha ricaricato. Ok, bene. Allora, di là ci sta il guardiano. Per cui. Ok, questo l'avevamo rotto. Quindi tocca. Tocca riromperlo sicuramente. Però la luce, vediamo un po'. Il guardiano sta al buio. Allora. Ok, così si apre quello e si spaccano. Vabbè, ok, fin là ci sono arrivato. Bene. Qua dentro questo non fa nulla proprio. Forse sta manovella qua, però non ci arriva, cazzarola. Come caspita ci può arrivare? Porca la miseria, maledizione. Non so, non credo che forse magari quella ci possa aiutare, questa manovella qua a sinistra, anche perché sinceramente non saprei proprio come... come arrivarci. C'è già quella, c'è il carbone, vabbè, ha fatto un salto, è ok, ma... Vediamo un po' che ore sono pure, eh. Sono quasi le 9. Allora. Quindi il guardiano già ci ha preso. E tra virgolette ci avrebbe quasi ammazzato. In realtà poi non ci ha ammazzato, abbiamo ricominciato. Grazie al salvataggio.
Male che va, tanto ricaricata là. Io ci riprovo. Ci sei? No, quindi quello non gli fa proprio niente, non gli fa proprio nulla quello. Dai, dai, ragazzi, aiutatemi pure voi, dai, coraggio, coraggio. Coraggio, che io non so se sono arrivato a metà o alla fine, sinceramente. E non so se è il guardiano o il boss fight di questo DLC, sinceramente non saprei. Però ci riprovo, va. Vai, qua, così. Ok, uno è buono e uno no, cioè uno è acceso e uno no. Questo lo afferro, di là c'è il guardiano. Ma se lo rimettessi qua dentro? Oh, bene, bene. Pure questo. Ributtiamolo qua dentro. Ok. E ora? Vediamo un po'. No, non lo riaccende. Però adesso uno è illuminato a sinistra e l'altro no. Ok. Se andassi qua dentro? Succede qualcosa, eh? Zompa un po'? No, non succede una mazza proprio, nulla. Ma provo ad andare di qua verso il guardiano, però non saprei sinceramente che cosa possa aver combinato. Sì che ci sei. Eccola. Mamma mia, quanto sei brutto. Ok, vai che è in salvataggio, vai che è in salvataggio. No, ci ha beccato. Porca la pupazza. Ci ha beccato, però poi là non sapevo che caspita fare, sinceramente. Però dovrebbe aver salvato. Sì, sto Kaiser, ricominciamo sempre da qua. Ok. Allora, così. Bene, si spacca tutto, ok. Ma io ce ne mettessi solamente uno? Ma ci piazza solo questo. Al buio più completo. No, ci ha beccato uguale, pure al buio più completo. Va bene, ok, facciamo così. Tanto salvato, ha salvato. Io non so se sono arrivato a metà del DLC. Probabilmente sì. E sì, sono anche, diciamo, adesso quasi 9 di sera. Manca 1 minuto alle 9, quindi. Va bene, ok, quindi questo, per quanto riguarda questa prima parte del secondo DLC di Little Nightmares termina qui. Io spero vi sia piaciuto. Grazie per dell'ascolto o comunque della visione di questo video e di questo episodio di Little Nightmares, che merita tantissimo come videogioco, veramente incredibile. Spero che questo episodio, questa prima parte del secondo DLC vi sia piaciuto. Se così fosse, invito a lasciarmi un bel like, un commento, una condivisione con i vostri amici. Dal vostro JappoGamer è tutto. Cerchiamo di arrivare almeno a 10 like. Vi chiedo solo questo, niente di più, per supportarmi un minimo. Io vi ringrazio per tutto quanto, uno a uno, per aver interagito con me anche con via chat.
Beh, così, dal vostro Giappogamer è tutto. Sayonara, ne? E ai prossimi episodi.